Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera! Benvenuti su Genesis! Dopo una quantità esagerata di ore passate a... a fare il... il download, finalmente si può partire. Quindi, iniziamo. Sì, vai. Ah, sì, sì. Ci sta mettendo il suo. Allora, farò dei video sui sulle specifici sulle varie creature nuove in futuro. Futuro recente. Ma adesso, come primo video, voglio semplicemente buttarmici dentro e vedere che succede. So già qualcosina, ho visto qualche video in giro. Quindi so che è stupidamente iper difficile, ma non... ecco, il mio solito personaggio tutto standard. Quindi, Nesty. E adesso vediamo un po'. Qua dice... sì, non abbiamo nulla della mappa, quindi possiamo anche provare a iniziare da qua. La Bog. Poi voglio provarli tutti, eh. Andremo un po' in giro. Andremo un bel po' in giro in questa nuova simulazione. Sarà bellissimo. Su. Ok. Ah, ecco. Ci ha messo tantissimo a caricare. Ci sta ancora mettendo tantissimo. Oh. Ah, è tutto in inglese, non lo hanno tradotto anche questo. Grazie. Qualsiasi atterraggio va bene? Ah, ecco, questo in italiano. Benvenuto nella simulazione di Genesi. Qui sarai messo alla prova in 5 biomi. Ognuno dei quali nasconde pericoli e ricompense. Io ti sarò sempre accanto. Interagisci con me quando vuoi passare da un bioma all'altro o quando vuoi spendere alcuni degli esagoni ottenuti per aver completato le missioni. Quelle missioni sono il modo in cui la simulazione ti mette alla prova e il modo in cui potrai dimostrare che sei il migliore dei sopravvissuti. Però dobbiamo prima esplorare un po'. Pronto allora, per un giretto? Missioni. Tutte le missioni. Cavolo, quanto ci mette a caricare. Nascondere e lavandino. Gamma, la missione è totalmente... Tour la bellezza delle barriere coralline per evitare predatori come Hulun Hun, che si prende in e fuori dall'acqua per trovare dei punti nascosti. Sì, la traduzione non è proprio fatta benissimo, eh? In pratica lì penso di far... Ok, prendiamo solo questo. È arrivato il polline. Rintraccia un po' di polline di alta qualità, evitando il polline tossico e difendendosi dalle creature territoriali. Poi c'è la versione gamma e A. La miseria, quanti esagoni. Gara lungo le piscine del bog, evitando gas velenosi e altri pericoli, ma non rimanere bloccato nel fango. Dodo Ball! Bisogna completare la missione per sbloccare questo. Poi... ricerca il... devi trovare dei raptor. Caccia il bog del bioma dell'Apex Predator, il mostale e astuto Bloodstalker. Sì, non... Ah, e anche i glitch. Ah, quanta bella roba. Bioma lunare invece schiva le meteore. Tokyo Skift.
Iniziamo bene. Non aver paura del Reaper King. Caccia un Reaper King. Oh, oh, magnifico. Ok, sono anche già salito di livello. Cavolo, come... mamma mia. Sistemo uno di questi, ma... Scusate un attimo che devo sistemare... dimensione dell'interfaccia, perché... No, così è troppo. Così va bene. No, non va bene manco per un cavolo. Come si vede, non gioco sul... sul single player da un po'. Ok, ancora un pochino. Ok, perfetto, così va bene. Oh! Oh, ci sono gli Iguanodon, belli. E lì c'è un Parasauro. Ho messo la difficoltà massima, quindi al contrario del mio server, qua la... La... come si dice? Il... la difficoltà... Oh! X-Parasauro! Ah, questi qui sono... le creature specifiche del bioma. Va, che bei colori. Si chiamano X. Ah. Allora, se non sbaglio, c'è un modo per vedere le statistiche delle creature utilizzando Helena. Sì, sta ferma un attimo. Ok, allora... allora, qui puoi teletrasportarti nelle varie zone. Ok. La prova finale. Ok, direi che quello è il boss. Impostazione di Helena. Missione della fiera. Sandcopt Pack Mode on. Imposta... là. Ah, sono le... imposta quanto spesso parlo. Quanta roba che c'è da studiare. E poi scambio esagoni. Hai degli esagoni da spendere? Questi mi sa che sono quelli che ti danno la roba. Oh, cryopod. Questo è comodo. È pieno di risorse. Ah, quello che non trovi in giro lo puoi comprare qua. Ok, allora... mamma! Uno sciame di insetti? Au! Aio! Au, au, au! Sono le zanzare! Ah, c'è un altro! Mio Dio! E questo è quello facile, eh? Cavolo, quanto ce l'hanno con me! Oh, bello anche questo! Oh, c'era... ho sentito un dodo! Poi devo trovare il modo di... devo fermarmi un secondo per teletrasportarmi. Ok, Helena? Teletrasporto bioma. Andiamo in quello vulcanico. No. Helena! Teletrasporto bioma. Coordinate bloccate. Teletrasporto. Oh! Ah, trasporta anche quello che hai attorno a te. Ai, ai, ai. No. Oddio, non lo posso, non li posso colpire. Ah, non li posso colpire. Helena! Helena, teletrasporto! Teletrasporto! Portami su, portami su, portami su, portami su. È entrato nella zona delle missioni. E sei a casa... mamma mia, quanto carica lentamente. Oh, mamma mia. Sì, immagino che ci metterà un po' a caricare i filmati per la prima volta.
mamma mia. Ok. Il teletrasporto mi fa sempre girare la testa. Oh! Ah, che figata! Saluta! Ah, che spinosi! Ah, quello è rimasto in inglese. Ok, trovi i draghi spinosi nel bioma vulcanico. Ok, torniamo dentro. Impossibile abbattere un vero sopravvissuto. Ah, togliamo tutta sta roba. Sto già perdendo. Ah, cavolo, quanto fa caldo. Bello, c'è già un Carnotauro nei paraggi. E fa un caldo assurdo. Però qua è pieno di roba, è pieno di metallo. E stego! Mi piacciono gli stego. Cos'era che volevo fare? Ah sì, volevo prendere un po' due cose, perché anche se sto gironzolando attorno... Dedicuri! Ottimo, qua si fa anche la pietra. Oh, bello! No, tu sei un parasauro normale. Tu sei uno stegosauro normale. Iniziamo a raccogliere anche un po' di fibra. Fortunatamente mi sono messo i rateo di decisamente alti. Ah! Scorpione! 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 Maledetto! Oh! Bello tutto rosso! Ah, io... No, vabbè. Ciao, sono... ok. Sembra che abbia perso interesse, ma tanto qua sto per probabilmente morire di caldo. Oddio, forse no. Vabbè, aspettiamo che mi tiro su. Ok, mi sto quasi per svegliare. Ah, lo scorpione è andato lì a... però ho ancora decisamente troppo. Però almeno ci sono anche le bacche. Quello cos'è? Un parasaurolofo morto? Oh! Questo mi mancava. C'è anche uno scorpione morto. Ah, sì, i dedicuri. Ancora non mi basta. Però qua con un po' di... Ah no, un iguanodonte è morto. Vabbè, in ogni caso... Sono tornati gli scorpioni. Maledetti. No. Dai, che tanto... Sì, vabbè, tanto morivo, ma pazienza. Non sono riuscito a vederlo bene questo posto. Proviamo qualcun altro. Proviamo. Vabbè, già che stiamo andando per i molto difficili, diamo un'occhiata molto approssimativa al bioma lunare. Qua mi sa che c'è bisogno di roba di discretamente alto livello per gironzolare un po'. Non vedo l'ora. Poi ci sono le balene spaziali, che si chiamano Space Whale nel gioco, da quel che ho visto. Anche se il nome scientifico è Astrocetus, che è bellissimo. Ora, se si decidesse a caricare, presumo che la prima volta che carica le varie instance ci metta un po'. Spero davvero che sia molto più lento, cioè molto più veloce nel caricarle in futuro, perché sennò è un po' lunga. Ok. Oh, sono anche salito ancora di livello? Ottimo! È bello che sei tornato!
pronto all'azione. Oh, mamma mia, quanto fa freddo. Quanto fa freddo. Sono nella flottiglia, ci sono meno 16 gradi. Ah, miseria. Però questo posto è bellissimo. Wow. È vero, c'è la bassa gravità. Oh, questo è bellissimo. Sì, però a meno 16 gradi e... Cos'è stato? Tanto non ho ancora visto creature. No, ok. È stata un'occhiata molto veloce, ma è impossibile sopravviverci qui. A sto punto mancano solo il bioma artico e poi quell'oceanico. Quell'oceanico me lo tengo per dopo, perché ci sono le mega tartarugozze che sono molto curioso di vedere come che sono. Anche se non ho la benché pallida idea di come le si possa domare. Spero siano tipo una doma passiva o qualcosa di simile. Perché... Boh. A proposito, devo controllare le selle. Sì, vabbè, ci mette sempre una tonnellata di anni a caricarsi. Ecco qua. Bella l'animazione, però. Cos'è quel? Tutto bene. Sì, sono in una tempesta di neve. Non sono in grado di costruire in una zona di missione. Ah, qui non posso costruire roba, perché sono nella zona di una missione. Oh! Argi. Oh, Dodo. Oh, mamma che bello! Non è un X anche? Ma cavolo quanto... Ah! Non avevo visto il buco nel ghiaccio. Oh, cavalli! Qua ci sono... Lago per la pesca si chiama proprio. Ah, attenzione, questo cos'è? Hold. Inizia missione... Pesca nel ghiaccio. Gamma beta e accedi all'inventario. Ah! È un... Ah, ho capito! Questo in pratica è un... I cosi delle missioni sono anche i... Gli altari. Oh, ma che bello! Pecorelle! Oh, pecore in... Ho già trovato una pecora, ottimo. Questo vuol dire che ci sono i carnivori per il montone. Ah, ci sono gli Archaeopteryx. Ok. Oh, questo è un rinoceronte X. Ma che bello. Intanto continuiamo col level up. Vorrei tanto trovare uno dei glitch. Che presumo siano sempre nello stesso posto. Ah, questi qua. Sì, questo è un glitch. Aio. Tieni premuto triangolo. Quando ho chiuso quel problema tecnico, ho visto il database dei sopravvissuti. Tu vieni dalla Terra e dalla sua storia, ma non so quanto ne ricordi. Per quanto riguarda il modo in cui sei arrivato nella simulazione di Genesi, beh, neanche io ne so nulla. Ma dovresti esserne fiero. Lo scopo di tutta la simulazione è identificare i migliori sopravvissuti. E tu sei vivo, quindi sei tra quelli. Grazie. Bonus XP?
8 livelli? Alla miseriaccia! Livelli mi ha dato. Ah, miseria! Proprio due, eh? Ok, ok, approfittiamone per prendere. Al netto di pesce si hanno passato tutto dentro. Ah, cavolo, per un pelo. Ah, però abbastanza. Adesso no, non muoio più di freddo. Però, ah ecco, adesso sì, in alcune zone fa più freddo che in altre. Non mi sembra di vedere altri glitch. Quindi, Elena, andiamo... Oceano. Sì, vabbè. Elena. Oceano... Sud. Ok. Ah, ognuno ha il suo colore. Ah, oh, è fighissimo. Anche se la tempesta di neve non è una bella... Ah, sono senza cibo, aspetta. Eccoci. Ah, è un passaggio... Ok, stavo per dire che è un passaggio più liscio del... Ah, ti dice anche nel tuo menu quanti esagoni hai. Ha senso. Si mette per un bel po' a caricare. Spero che col server però vada meglio. E beh, col server andrà decisamente meglio. Perché... Sì, vi avverto a tutti quelli che mi seguono che giocano alla PS4. Io ho in progetto di mettere su, se ci riesco, un server con almeno tre mappe: Ragnarok, Extinction e Genesis. Teletrasporto completo. Cos'è? Ah, devo aver spaventato un tape. Oh, un listrosauro, ottimo. Posso ammazzare. Ah, un Pelagornis. Oh, oh! La tartarugona! E non fosse che non ho voglia di morire, la andrei a vedere adesso. Ok, aspetta, però... Qua vedo un po' due rocce. Questo che... sarà sale? Vabbè, siamo nel bioma oceanico. Allora, aspetta. Buttiamo le skin, che non mi servono. Il costume però lo tengo. E... paglia e legna, ok. Però concentriamoci un po' di più sul sopravvivere vero e proprio. Qua c'è anche un'altra missione qui nei paraggi. Ah, sono morto, quindi ho perso l'altra roba che avevo fatto. Ok. Ok, poi appena sono un pelo più organizzato vado a cercare meglio tutte le varie cose. Ah no, tanto posso fare questo, quindi non... Ecco, bello. Ok, allora, arco, 10 frecce, e dai, non è un cattivo inizio. Ok, presumo che qui l'idea del gioco sia di muoversi tra i biomi a prendere quello che ti serve. Qui, per esempio, in quello oceanico, su queste piattaforme qua che sono irraggiungibili da... vorrei tanto andare là in cima. Sono... è pieno di bacche, qualche altra cosetta. A proposito,
Mi dispiace, ma... ho bisogno della tua pelle e tutto. Presumo sì che l'idea sia di muoversi tra i vari biomi a fare cose. Appunto mi organizzo finché sono qui in questa zona pacifica. Anche se qua ancora non posso costruire. Però livello disponibile in peso. E ora posso fare anche che altro? Potrei fare anche la roba direttamente di legno, ma per il momento non ancora. Faccio questo e poi basta. Dedichiamoci un po' alla mera raccolta risorse. Però è bellissimo qui. È davvero bellissimo. Se non fosse che non posso costruire qua sopra per colpa delle cose di missione. Dai. Presumo di non poterci costruire proprio niente di niente, vero? Un attimo a vedere questo cos'è che mi manca. Pietra e selce. Tanto selce me ne serve ancora. Anche sabbia! A proposito, tu sei sale, giusto? No, pietra... sale, sì, ok. Vediamo un po' se riesco a fare uno di questi. Questi e questo, sì, assolutamente. Non so se te ti posso... no, non posso costruire, infatti. Ok, allora vediamo un po'. Questo è un bello. Sembra davvero un bel posto, ma... esplorarlo mi sa che sarà difficile. Molto difficile. Poi ti metto qua. Ok. Vediamo un po'. Cos'altro c'è qua nei paraggi? C'è ancora quella. E c'è anche un'altra taruga. A proposito. qui. Vediamo un attimo le varie selle. No, ma... allora... questo è Genesis e questi sono i tecrami. Ok, Genesis. Ah no, questo esclude Genesis. Allora... solo engrammi non imparati... e solo la roba disponibile su Genesis. Però non mi... mette la roba anche... no, è un po' una cosa a sé stante, anche quelli base. Peccato, allora... non missioni, maledizione! Allora, vediamo un... posella... No, finché non li imparo non me li dice, purtroppo, dovrei... salire di livello. Ok, però... dove è finita? Era qua! Era qui ed era enorme! Come ha fatto a sparire così velocemente? Cos'era quel verso, poi? Cavolo, quanta roba! Oh merda. No. La miseria. Vediamo se riesco a respawnare nello stesso punto, così da non recuperare la mia roba, perché dovrei fare un volo di 60 metri. Facciamo un altro tentativo, eh? Piano. Maledizione! Ok,
ritorno qui non per recuperare la mia roba, ma per recuperare tutte le risorse necessarie per fare la casa di paglia. Poi me ne vado da qualche altra parte. Tutto bene, stai tornando indietro. Ah, maledizione. Volevo vedere la tartaruga, però. Ah, sono in un altro posto adesso. Credo. No, sono sempre nello... Ah, eccola lì! Tuffa bomba! Che bel posto, però. Di bloccauli! Beh, immagino che quelli siano molto comodi. Vorrei tanto però riuscire a trovare una possibile spia. Cavolo qua. Oh mamma. E sono un pelo buggati. Ah, è vero. Loro ti danno una. Ti fanno una bolla d'ossigeno attorno. Ok, però vorrei vedere. Non mi dice niente. Fischia gli obiettivi. Allora, visto che non mi dà nessun... Au. Uff. Allora, visto che non mi dice niente riguardo a un... Cavolo, quanto è brutto, però. Non mi dice niente riguardo a una doma passiva, quindi mi sa che sarà aggressiva. Come? Ok, non è passivo. Non è affatto una cosa passiva. Però aspetta, torniamo un attimo nella zona vulcanica, che adesso ho molta più tempra. Anche se ho perso il bonus di... Ok, sapete che vi dico? In questo primo episodio scazzeggio di brutto. Poi faccio un qualcosa di serio. Poi faccio la serie single player. Questa facciamolo un episodio zero, un pre-serie. In cui mi occuperò anche di togliere tutto. Voglio esplorare bene la zona vulcanica perché voglio vedere i magmasauri. È bello che sei tornato. Pronto all'azione. Oddio, c'è un terremoto. È fantastico. Kentro. Bello. Bello il kentrosauro. Un altro glitch. No, cos'è quel lag? Come ci arrivo? Che sono... Devo fare il giro dall'altro lato. Cavolo, si è arrabbiato. Vero? No. Cavolo quanto lagga. Oh cavolo. Si è arrabbiato. Oh, è incastrato anche però. Meno male. Questo è anche di alto livello. Quello non sembra arrabbiato, ma continuiamo a gironzolare. Cavolo, come sta scendendo velocemente l'acqua. E beh, con sto caldo. Quello cos'è? Quelle code cosa sono? Ah, sono magmasauri! Oh, che belli. Prima il glitch, però. Che tanto sopra... Vediamo un attimo se sti rovi sono... No. Sono innocui. Tanto non so neanche se in questo bioma c'è acqua. E quanta ce n'è. Spero che ci sia.
Però ci sono galli mi... Oddio, devo disabilitare gli oggetti dei sopravvissuti. Oh! Oh, un jugbug! No, tu sei vuoto. Oh, anche tu sei vuoto. Però c'è un glitch. Quindi materiali. Inizio missione. Laminer simulazione di Genesi. Almeno divertiti. È quello che ha fatto il sopravvissuto 4405T31. Aveva inventato un elaborato sistema idraulico e di riscaldamento, in modo da poter costruire una vasca da bagno funzionante e invitare tutti i suoi amici a una festa. Sai cosa ha generato il problema? La stessa cosa che crasha ogni volta che c'è una festa in vasca da bagno. Troppe persone contemporaneamente nella vasca. Ah! Oh, però adesso ho ottenuto un sacchissimo... Altri 4, ottimo. Ok, adesso però inizia... Sì. Adesso inizia a esserci una temperatura un po' più adeguata. Zattera? Ah! Zattera! Interessante. E roba di pietra, un sacco di bella roba. Ok. Le pietre si... qua ci sono. Ok. Quello che cos'è? Oh, la miseria. Skin. Via. Vediamo, che cavolo è? E poi dove sono gli alberi? Tu sei un albero? Ah sì, tu sei un albero! Ottimo, piccolino però, poverino. Ah sì, è di nuovo la fibra per... fare... Eh sì, lo so, sono super disidratato. Mamma mia, quanta roba però. E un altro livello, però stavolta peso. Sì, serve un sacco di tempra qua. E cosa ho sbloccato di interessante? Un sacco di roba. Questo che mi dà tantissimi punti esperienza quando poi lo faccio. Ok, continuiamo a esplorare un po'. C'erano qui i magmasauri là sopra. Ho il sentore, giusto, vago, che siano aggressivi. Però li voglio andare a vedere. Voglio assolutamente trovare. Allora, in questo bioma, a parte che fa un caldo infernale, è pieno di pietra, rocce, ci sono gli alberi, è anche pieno di cespugli, è pieno di belle bestie da combattimento, perché i kentrosauri sono belli. Però l'unico grosso vero carnivoro che ho trovato è stato quel carnotauro che avevo sentito in... che avevo sentito sempre in questo bioma. Oh merda. Ecco, perfetto. Ora ce l'hanno tra di loro. Ah! Quello è stato? Cos'era? Che è successo? E cioè, deve essere qualcosa che causa tutto quel lag spaventoso ogni volta. Non ho la benché minima idea di che cosa sia, però. E come al solito queste bacche non servono minimamente a... Ah, ecco, perfetto, ho anche preso delle steam... mangiato delle steam bacche. Tu sei morto. Quindi ora tu mi dai quello che mi serve. Oh, fantastico, fantastico davvero. C'è da dire che... capisco perché...
paradossalmente è quella specie di palù del bioma classificato come più facile. È quello dove è più semplice camminare, oltre che quello dove non muori ogni... Oh! Cos'è quello? Aspetta, quello lo devo vedere assolutamente.